Costruisco cose e oggetti particolari da diversi anni e utilizzo questa piattaforma YouTube per condividere i contenuti con voi. Sì, ma non faccio soltanto oggetti fai da te, faccio anche corsi, tutorial e molte recensioni. Ma quando è che la cosa diventa interessante in un canale? Quando ci sono prodotti fai da te e recensioni? Quando le due cose si uniscono. E guardate oggi in esclusiva nel mio canale italiano che cosa vi presento. Ragazzi, vi piacciono questi progetti? Sedetevi, mettetevi comodi perché andiamo a vedere la realizzazione di questa gru con le siringhe realizzata completamente con un incisore laser. Buona visione. Partiamo da una pagina bianca. Iniziamo subito dalla base della console comandi. Definito il disegno con alcune grafiche che mostrano le azioni delle singole leve, diamo un po' di lavoro al mio incisore ATEZ V35 Plus. In pochi minuti ecco la base pronta su multistrato da 8 mm, tagliata e incisa. Devo dire che i disegni sono venuti ben marcati. Non sono stati incisi, ma tagliati ad una potenza minima. Ritorniamo al disegno perché ho bisogno dei supporti per le leve. Ecco i primi due e devo dire che gli incastri sono molto precisi. Proseguiamo questa volta con le leve. Intanto nel disegno 2, e se vi state chiedendo cosa sono quei fori, servono per adattare le siringhe che hanno lunghezze diverse. Naturalmente ho stampato anche i ponti e adesso non mi resta che assemblare la prima leva. Bene, molto robusta e si impugna anche bene. Adesso ci serviranno delle siringhe. Queste le ho acquistate in farmacia, ma in descrizione troverete il link per l'acquisto su Amazon. Quello che state vedendo è un supporto che ho progettato in pochi minuti, ma non sarà quello definitivo perché non permette al corpo della siringa di rimanere saldamente bloccata. Si tratta di un supporto composto da due elementi, uno dei quali deve essere bloccato dalla culatta dello stantuffo con quattro piccole viti. L'altro supporto invece deve prendere il cilindro della siringa ed è formato da una base e due anelli che entrano a pressione. Una volta realizzato il supporto, per fissarlo abbiamo bisogno di una barra filettata M5. In questo modo possiamo fissare insieme tutte e quattro le leve. Per il supporto delle siringhe ho usato una barra filettata M3. Il sistema apparentemente sembra funzionare, ma vediamolo dopo se funziona correttamente. Perfetto, fatta una, tutte le altre sono uguali, eccetto l'ultima perché è leggermente più lunga e quindi posso procedere al montaggio di tutte le leve. Prendo anche la misura per tagliare la barra filettata. Ho usato una barra in acciaio inox, ma se volete risparmiare va bene anche zincata. E mi raccomando, mettete sempre una rondella maggiorata tra il dado e il legno. Preparo tutti i pistoncini completi del loro supporto per poi bloccarli con una barra filettata da M3. In casa avevo queste viti e userò proprio queste perché ogni leva deve avere il suo perno. Ragazzi, qua la barra filettata unica non potete metterla, altrimenti le leve si muoveranno tutte insieme. Io direi che è finita, se non per il fatto che sta grattando il mio piano di lavoro. In questo caso bastano dei semplici gommini adesivi per evitare spostamenti involontari e per evitare di graffiare il vostro tavolo. Ma guardate che spettacolo! Aspetta però, questo sistema sembra non funzionare molto bene. Mi sa che devo fare un upgrade. Vabbè, vediamo di risolvere questo problema con un sistema molto più professionale che ho sviluppato in poco più di mezz'ora. Qua si viaggia rapidi, con il compensato da 4 mm questo Acer da 35 W se lo mangia in pochi minuti. Adesso basta montarlo, ma come vedete è un sistema più complesso rispetto al precedente, ma molto più funzionale. Infatti la siringa non potrà più slittare perché sarà bloccata dalle sue due alette laterali. Via il vecchio, ma almeno proviamola prima di cantare vittoria. Non c'è assolutamente paragone. Promossa in pieno, quindi via tutte le altre con queste nuove. Ora sì, che è una console perfetta. Dai, dai, che abbiamo completato la prima parte. Ora dovrò però disegnare le due braccia mobili.
Il primo braccio è stato disegnato. Passiamo al secondo. Vedete come sono stato bravo? Ho fatto molti fori in modo che sarà possibile adattare molti tipi di siringhe. Via di taglio, ma questa volta è compensato da 5 mm. Se usate 4 mm con questo progetto, poi avete problemi con le misure. Attenzione! Ecco i pezzi. Ora dobbiamo assemblare il braccio con i supporti. Fine. Passiamo al secondo e ultimo braccio. Completato anche quello, adesso dobbiamo unirli. Potete usare una vite lunga oppure una bara filettata M3 tagliata a misura. Ora li accoppierò attraverso i fori centrali, ma vedete voi, non è sempre detto che sia così, perché non tutte le siringhe sono uguali. Dai dai che viene bene, ma dove verrà installato questo braccio snodabile? Semplice, su questa base che sto disegnando. Prima taglierò il compensato da 5 mm per realizzare il piantone formato da tre pezzi. Poi taglio la ruota dentata che ricaverò da un multistrato da 8 mm. I denti, ragazzi, se ve lo state chiedendo, sono prettamente estetici. Comunque, è veramente divertente assemblare una struttura dopo averla tagliata, specialmente quando gli incastri sono precisissimi. Anche se non lo faccio vedere, metto sempre della colla vinilica sugli incastri di accoppiamento, in modo che la struttura non si possa smontare. Ma guardate che carina! Ora possiamo finalmente accoppiare il piantone con il braccio. Siccome non è sempre facile trovare viti di questa lunghezza, io semplicemente le ho ricavate dalla bara filettata. In questo caso M4, lunghezza 62 mm. Dai ragazzi, che sta prendendo forma! Ecco, finalmente, la base di sostegno. Deve essere bella grande, ma soprattutto deve essere stabile. Se devo essere sincero, all'inizio volevo fare una base unica che ospitasse leve e gru, ma viste le dimensioni non mi sembrava il caso. Vecchio mio, ho bisogno ancora di te. Tagliamo questo supporto. Eccolo qua, finalmente. Ho anche realizzato quattro staffe, ma solo come elemento estetico. I dettagli, ragazzi, a volte sono proprio quelli che regalano più soddisfazioni. Non dimenticatevi di mettere i gommini anche qua, mi raccomando. Avete visto che grip? Ok, ma come verrà fissato il tutto? Semplice, con una vite M5. Stringete quanto basta, ma attenzione perché se andate oltre poi non riuscirete a muoverla. Ora realizzo il sistema che farà ruotare il piantone sulla base principale. Niente di che, una piattina con due anelli che si incastrano tra loro. Lo so che è un sistema simile a quello iniziale che poi è stato bocciato, ma qua possiamo anche chiudere un occhio visto che è solo per un pistoncino. Nella culatta dello stantuffo della siringa ho realizzato un angolare di incastro bloccato con quattro piccole viti. Per fissarlo è semplicissimo, bastano due viti M4 filettate nel legno. Adesso realizzo il pistone del primo braccio che lo farà alzare e abbassare. Anche qua abbiamo diversi fori per l'adattamento al tipo di siringa. Per il pistone del secondo braccio ho utilizzato lo stesso sistema che blocca la siringa usato per la console comandi. Siccome mi è sembrato funzionale, lo integro anche su questo pistone. Ora arriva una cosa molto interessante, il pistone magnetico. Tra l'altro, ragazzi, credo di essere stato il primo youtuber a portare questo sistema. Non so se lo sapete, ma avevo già realizzato questa gru diversi anni fa, non dettagliata e funzionale come questa, ma mai nessuno, a meno da quanto ho cercato su YouTube, aveva fatto il pistone magnetico. Allora, qua attaccare, ragazzi, il magnete con la colla direttamente sul pistone della siringa mi sembrava una porcata, quindi mi è venuta in mente questa idea: fare una croce incavata al laser su un tondino di legno per essere incastrata allo stantuffo della siringa. Lo so che ci vuole più tempo, ma a me piace fare le cose precise perché sono quelle che mi permettono di completare un progetto regalandomi più soddisfazioni. Sentite come suonano bene gli incastri? Ecco il pistoncino magnetico finito. Sì, ma chi si occuperà del suo movimento? Questa siringa più piccola, dove dovrà essere fatta una modifica. Il supporto è molto semplice e spartano perché non dovrà fare sforzi, ma solo muovere il pistoncino magnetico. Bene, andiamo a fissare questi due ultimi elementi. Guardate quanto sono importanti questi fori. Come vedete, posizionato in questo punto, il pistone non si apre del tutto, vedete? Basta spostare semplicemente in avanti i due fori per ottenere la corretta apertura. Guardatelo in azione, che spettacolo! Abbiamo finito, ragazzi, ecco la console comandi e la gru. Completati! Sì, ma adesso come faccio a fare la trasmissione pneumatica con le siringhe? Semplice, con questo tubicino in gel da 3 mm. Adesso non dobbiamo preoccuparci di mettere l'acqua, prima dobbiamo tagliare a misura queste piccole manichette e anche se le prime sono molto corte, vi accorgerete che per quelle più lunghe, 2 metri totali non saranno sufficienti a coprire tutte e 5 le leve. Con la versione da 5 metri potete stare tranquilli. Tagliati tutti i tubi a misura, cosa resta da fare?
Per non avere bolle all'interno procediamo in questo modo. Ci servirà dell'acqua, una piccola manichetta, due siringhe e una siringa grande. Per prima cosa riempiamo al massimo quella grande. Poi mettiamo il tubicino e svuotiamo l'acqua dalla siringa quanto basta per far rimuovere l'aria dentro al tubicino. Come vedete adesso è pieno d'acqua ma senza aria. Giuro che non gli ho pagati più di 4 euro da cinesi e non so ancora se ho buttato via i miei soldi per fare questa cosa, ma quello che mi serve è il tubicino spugnoso che contiene l'inchiostro. Ora prendo un po' d'acqua e un contenitore per vedere se funziona la mia idea. Assolutamente perfetto, esperimento low cost riuscito. Questo è un intervento molto rischioso, attenzione, imbrattare tutta la gru è un attimo se non si presta attenzione, quindi fatelo ma cercate di usare stracci per evitare disastri. Quello che posso dirvi è che l'effetto è molto bello, ma è pur sempre inchiostro. Userò sempre la siringa grande per il riempimento della manichetta e il colore mi aiuterà a vedere meglio se ci sono bolle d'aria all'interno. Direi ottimo e non ho sporcato nulla. Bene, dopo aver fatto questa operazione per tutte le siringhe, dove fortunatamente non ho imbrattato nulla, ecco la mia gru completamente finita. Adesso provo il funzionamento di ogni singolo movimento utilizzando le quattro leve più una mini siringa extra. Ve lo dico ragazzi, non esiste età per questo gioco e se avete pargoletti che girano per casa, attenti perché se la vedono lavorano a tutti i costi. Realizzare questo oggetto è stata un'avventura gargantuesca che rifarei ancora. Progettare, disegnare, costruire per ritrovarsi un oggetto come questo da condividere con voi è impagabile. Ragazzi, costruire apre la mente a nuove cose, a nuovi progetti, ma soprattutto è sempre esperienza. Se siete interessati al progetto completo, nella descrizione del video nel primo commento troverete il link per il download. Non è gratuito ragazzi, ho impiegato più di 40 ore di progetto per realizzarlo, troverete tutti i file per Lightburn, i file CVG e addirittura i nativi CorelDRAW. Seguimi anche sulla mia pagina Telegram per le promozioni commerciali. Scrivete un commento e lasciate un like se vi è piaciuto questo progetto, perché senza la vostra partecipazione oggetti come questo non potranno avere un futuro. Un abbraccio e buona continuazione.